Ciao Vale, ciao a Eccolo tutti. a tutti. Allora, Ale, noi quest'oggi non ci troviamo nel nostro solito studio in redazione a Chianciano, ma ci troviamo in un posto magico. Ti dico magico perché? Perché te mi dirai, wow, dove ci troviamo? È magico perché in questo posto qui si crea, si pensa, si progetta, è un po' la storia di questo posto, no? Noi siamo, ci troviamo all'interno della nuovissima biblioteca dei licei poliziani. Questa mattina è stata inaugurata questa biblioteca multimediale, dove appunto ci sono libri cartacei, ma anche libri su supporti digitali. E questa biblioteca è novo, quindi già esisteva, aveva un patrimonio librario enorme. Vi dico solo che ci sono 8.000 volumi qua dentro. È stata inaugurata quest'oggi, finalmente. Finalmente, perché ovviamente causa Covid veniva sempre rimandata questa inaugurazione. Finalmente oggi ha visto la luce, il battesimo e abbiamo potuto vedere questa biblioteca nuovissima. Sì, Ora. esatto, è stata una bella esperienza, un bel momento, anche perché in questo periodo non è che andiamo molto spesso per eventi a scuola, in questo caso nei licei poliziani che spesso negli anni hanno organizzato eventi e purtroppo per via della pandemia, nell'ultimo anno ci sono state poche occasioni comunque di partecipare a presentazioni o comunque momenti istituzionali o di socializzazione. E oggi è stato questo momento importante per i licei poliziani che ci ha convinti a spostare, no, la sede del nostro programma che eravamo abituati a fare in redazione. Piano piano con queste riaperture anche noi cerchiamo magari di portare un po' più all'esterno questo programma in modo da dare spazio alle persone che ci seguono, agli ascoltatori, agli spettatori, sia di poter vedere nuove location, e tra poco vedrete meglio anche la biblioteca dei licei poliziani, sia per poter andare più facilmente a trovare i nostri ospiti che si possono sempre collegare ovviamente da remoto in sicurezza, però magari in occasione come questa magari possono partecipare con noi a presentare qualcosa che può essere anche più coinvolgente. Cerchiamo di uscire un po' più in sicurezza, però da quello che erano i nostri ormai luoghi di lavoro e le nostre case. Quindi direi che è stata una bella mattinata e comunque so, Vale, che tu hai raccolto un sacco di testimonianze e di informazioni interessanti su questa biblioteca che è stata inaugurata. Assolutamente sì, ho anche reperito un video realizzato da un ragazzo della classe quinta che poi vi mostreremo, ma prima di farvi vedere questo video vi vado un po' a raccontare quello che è successo qua questa mattina. Appunto è stata inaugurata questa biblioteca alla presenza ovviamente del padrone di casa, dirigente scolastico Marco Mosconi, ma era presente anche il senatore Nencini, la consigliera regionale Elena Rosignoli, che ha portato poi i saluti dell'assessora all'istruzione, dell'assessore regionale all'istruzione Nardini, era presente il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, era presente il sindaco di Torrita Giacomo Grazzi, l'assessore all'istruzione del comune di Montepulciano Alice Raspanti. Insomma, una bella mattinata con molte rappresentanze per vedere questo, possiamo dire, gioiello dei licei poliziani. Una biblioteca, vi vado a raccontare un po' a grandi linee che cos'è il progetto e poi dopo il nostro ospite, ovvero appunto il dirigente scolastico Marco Mosconi, ci racconterà qualcosina in più. Questa biblioteca, come già vi dicevo, è stata rinnovata grazie ai fondi ministeriali nell'ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale. E c'è stato un bellissimo lavoro di squadra tra gli studenti delle classi quinta C delle scienze applicate e la quarta A del liceo scientifico, guidato dalle professoresse Carmen Ametrano e Silvia Gennari. C'è stato non solo un lavoro di progettazione, a cui poi ha partecipato anche l'architetto Pizzinelli, ma c'è stato un vero e proprio lavoro creativo anche dal punto di vista della visual, della grafica. Vedete qua la
parete alle mie spalle, dopo vi mostreremo un bellissimo murales che è il logo della biblioteca, che comincerete poi a vedere in giro, non solo in maniera virtuale, ma proprio anche in giro nelle varie grafiche, non so, magari in manifesti o altro materiale grafico derivante poi dai licei poliziani. Gli studenti hanno dapprima sviluppato un progetto ex novo, perché comunque una biblioteca già esisteva, ma doveva essere migliorata dal punto di vista delle fruizioni, perché questo enorme patrimonio librario, come vi ho detto, qua dentro ci sono 8.000 volumi, la scuola ha voluto metterlo a disposizione anche da persone non studenti, quindi quando sarà possibile verranno organizzate anche delle vere e proprie presentazioni di libri, proprio perché questo patrimonio è a disposizione di tutti, è frutto dell'unione di due biblioteche precedenti, provenienti da quelle antiche, di liceo classico e dal liceo scientifico. I ragazzi, come dicevo, sotto la direzione dell'architetto Pizzinelli, hanno progettato tutta la biblioteca e all'interno appunto ci possiamo trovare libri storici, cataloghi, c'è anche un'area relax dove poter tranquillamente leggere il libro qua in loco. Insomma, è stato veramente fatto un bellissimo lavoro, un lavoro che veramente quasi ne sentivamo il bisogno, no? È stato detto che durante la pandemia i libri o comunque i libri sono stati classificati come un bene primario, proprio perché aiutano anche in situazioni più difficili, perché attraverso l'immaginazione e attraverso le informazioni che ci regalano i libri, che magari noi non ci pensavamo mai di leggere, possiamo progettare e creare il futuro. E allora io chiedo ad Alessio se è pronto il video, quindi basta chiacchiere e vediamo questa bellissima biblioteca. Esatto, vediamo la biblioteca nelle immagini realizzate da Filippo Landi, che ringraziamo. Ecco il video. The use of marijuana.